Ehi là ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su Farming Simulator 19 nella mappa New Woodshire. Ragazzi, nella live di ieri ho comprato questo camion qua. L'ho pagato la bellezza di 60.000 euro e l'ho comprato facendo un prestito perché i soldi non ce li avevo. È un camion ovviamente abbastanza vecchiotto. Non so di preciso la marca, ma so che si chiama D754, ha 200 cavalli, il colore l'ho fatto scegliere a Lupetta, la mia moderatrice, e lei ama il blu, quindi insomma l'ho colorato di blu. È un camion con gancio posteriore, aspettate un attimo, ok, con gancio posteriore come potete notare. Poi può anche agganciare i cassoni, quelli grandi dei camion. Basta pagare un piccolo accessorio che va qui su, e poi possiamo agganciare anche i cassoni, quelli appunto del camion. Poi ha questi optional, quindi il cassone questo qui da 15.700 circa di capacità. Ci stanno i serbatoi per acqua, per latte. Ci stanno i serbatoi per digestato, insomma, ha tante cose belle questo mezzo qua. Allora, questa è una missione, terreno 24 è una missione. La mietitrebbia è quella mia, i mezzi sono quelli miei, così guadagnerò qualche cosina in più. Allora, dobbiamo scaricare l'avena all'interno del camion. Oggi vorrei per l'appunto comprare un cassone grande da camion, teoricamente. Il fatto è che ci vogliono parecchi soldi, perché abbiamo 50.000 euro di debito e in altri 50-60.000 costa quello. Quindi mi sa che mi devo tenere un po' di debito. Però aspetta, se non ricordo male, c'ho i cavalli che quasi quasi sono arrivati al massimo di valore. Mettiamo la prima, ci mettiamo l'operaio e se la vede lui. Allora, qui ho tolto l'erbaccia, perfetto. Ci abbiamo quasi il pieno qua. Qui ci abbiamo quasi il pieno. Il punto di scarico si trova. Il punto di scarico si trova qua. Oh, che posto brutto che è quello. È un posto che non mi piace granché. Vabbè, ci dobbiamo comunque andare. Vabbè, cominciamo con questo primo viaggio. Va, tanto penso che alla fine al massimo salta fuori un altro viaggio. Quindi andiamo. Andiamo col nostro nuovissimo camion. Vi dicevo, 200 cavalli non sono tanti. Però, vabbè, qui diciamo che le salite non so tante. Sì, ok, questa è una salita, ma al momento dove vivo io non ci sono salite. Quindi diciamo che con questo mezzo teoricamente mi trovo bene. Dovrei trovarmi bene, con i soldi che ho, insomma, non potevo comprare di meglio. Questo è l'interno del mezzo, come potete notare, è un gran bel mezzo. Non è affatto male, dai. Allora, vediamo un po' qual è la strada migliore. E mo vado proprio strada di campagna, devo dire. Dobbiamo salire per di qua. Dobbiamo salire per di qua. Vabbè, ovviamente non sto trasportando granché, quindi ovvio che ce la fa. Dovrebbe farcela. Dovrebbe proprio farcela in questa strada, qui di campagna. Ottimo mezzo, dai, ci voleva proprio. Dico proprio che ci voleva. Allora, il punto di scarico non mi fa impazzire, però scarichiamo e speriamo bene, dai, speriamo che il treno non passa proprio ora. Quindi, ovviamente non becco una lira perché è una missione questa, non mi dà un soldo. Forza, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. Prima che arriva il treno, non si sa mai. Ok. A posto, 76% trasportato. Allora ragazzi, facciamo il nostro bel campetto, così riusciamo a fare un altro bel po' di insilato. Per fortuna che mi avete fatto ricordare che dovevo fertilizzarlo ancora una volta, e difatti mo finalmente fertilizzato ben due volte, quindi teoricamente dovrei recuperare un bel po' di raccolto questa volta. Allora, accensione, accensione, dispiega e abbassiamo anche il ranghinatore. Abbassa, 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 perfetto. Quindi ragazzi, prima che fa buio, facciamo un altro bel carico di pula, così riusciamo
poi a vendere l'insilato, sono tanti bei soldini. L'erba che c'è da questa parte non è mia, non la posso raccogliere. Io posso raccogliere solo l'erba che sta da questa parte qua. Al massimo posso arrivare qua, vedete? Non hai accesso a questo terreno. Ok ragazzi, contratto sul 24 finito. Vediamo un po' se riesco alla svelta a finire. Contratto sul 24 finito. Però aspetta, ovviamente devo andare a scaricare, mica così. Appunto, devo andare a scaricare perché sennò ci vado in perdita. Devo andare a scaricare. Teoricamente ancora sta lampeggiando, no? Ma che fa? Non lampeggia più? Scusa, chi ha detto che io dovevo finire il contratto? Io non gli ho detto che il contratto. Cioè, come mai? Teoricamente, raga, perché meno? Perché meno? Io ancora ho un raccolto da scaricare. Ok, ragazzi, dai, con la falciatura ho praticamente ormai finito. Dobbiamo quindi consegnare in qualche modo quella missione. Speriamo che non ci ho perso dei soldi. Allora, direi che fino a qui basta e avanza. Dai, veloce. Mi dai i soldi? Pare proprio che mi dai i soldi. Andiamo quindi a completare sta missione. Probabilmente ci avrò. Boh. Ah no, mi ha dato comunque dei soldi, ma non ci ho capito granché. Non ci ho capito granché. Comunque arrivano altri soldi. Dai, oh, l'importante è che arrivano soldi. Va bene. 9.000 euro, buh, comunque abbiamo guadagnato, raga. Beh, comunque abbiamo guadagnato. Ci abbiamo 9.000 euro, avevo 50 euro, quindi per quanto mi riguarda il contratto è andato abbastanza bene. Allora, ragazzi, ci prepariamo per la raccolta dell'erba. Cambio trattore perché l'altro trattore, mi avete fatto notare, non ha la presa di forza, mentre questo ce l'ha. In pratica, vedete questo, come chiamarlo? Questo sto coso giallo, non mi viene un nome al momento, insomma. Quindi, questo è il trattore più adatto. E allora, andiamo a raccogliere l'erba. Così finalmente ci facciamo altro insilato, altri soldi e così via. Abbiamo bisogno di tanti soldi noi. Quindi, vabbè, tanto sto trattore va più che bene, no? Ce la fa benissimo. Allora, cominciamo quindi, ragazzi, a caricare l'erba. Ah, beh, ce la fa una parola, un parolone. Devo dire che è un gran bel parolone. Non è proprio veloce come speravo, però, sto trattore. Non è veloce, però aspetta, sta prendendo velocità, è già qualcosa. Sta pigliando un po' di velocità, almeno diciamo che così è un po' più realistico, perché l'altro trattore lo spinge proprio al massimo. L'altro trattore è velocissimo. Questo fa un po' di fatica nella salita. Allora, facciamo così, mettiamo un po' il gioco veloce, raga, nella speranza che mi matura il raccolto nell'ultimo terreno. Sennò qua non finiamo più. Lo so, lavorare di notte a noi non piace, però non abbiamo scelta. Ahimè, non c'è scelta. Allora, facciamo quindi questa pula. Ok, dai, piano piano, raga, si deve fare, sapete che vale soldi. Quindi abbiamo bisogno di tanti soldi noi, tanti, tanti. C'ho ancora la colza da vendere, colza che ho raccolto ieri e non l'ho venduta perché il valore non era buono. Non era ancora un valore buono per venderla. Magari ora lo è, chi lo sa, devo ancora controllare. Per intanto, raga, andiamo a mettere immediatamente questa mietitrebbia al lavoro. Così, quantomeno, prima iniziamo, prima finiamo e meglio è. E colza o semi di soia? Non mi ricordo. Ah no, semi di soia. Non colza, semi di soia. Va bene. Quindi la trebbia la mettiamo a lavorare. Questa poi la porto a casa dopo, in caso. Ops, meno male che me ne sono accorto che questo mi fa costare un mucchio di soldi poi il tutto. Ok ragazzi, ho raccolto tutto, 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 scarico dentro.
Bene, mo devo solo compattare. Per compattare utilizzo l'altro trattore perché questo qui proprio non ce la fa. Se riesco quasi quasi raccolgo pure quello che c'è qua per terra. Ecco, così facciamo un bel po' di pulizia. Ed eccoci qua, ragazzi. Iniziamo quindi a compattare. Con questo trattore non ci metto poi tanto. Così, avanti e indietro fino a quando non compatto al 100%. 85.000. Va, buono, dai. Sono comunque soldi. Sono comunque soldi. Compattiamo e togliamoci sto pensiero. Ok, ragazzi, compattamento completato. Quindi finalmente possiamo coprire. Perfetto, in fermentazione. Parcheggiamo per il momento qua questo trattore e vediamo la situazione com'è invece. Ok, qui va tutto bene, c'è un mucchio di buio, però va tutto bene. Ci vuole ancora un po' di tempo. Ok, ragazzi, dobbiamo scaricare la trebbia. Peccato che questa già si è mossa. Stai ferma, stai ferma, stai ferma, state ferma, state ferma. State ferma e comincio a scaricare. Allora, semi di soia, raga. Abbiamo un po' di semi di soia. 15.750 da parte, montacarichi paga bene. Dunque, io vorrei tanto comprare già il nuovo cassone, così magari lo proviamo. Ah, certo che provarlo di notte non è che non mi rende felicissimo, devo dire. Quindi, come possiamo fare? Allora, eccoci qua, ragazzi. Quindi questo cassone lo vendiamo perché ormai ne ho quasi troppi. Uno buono lo voglio comprare, ovviamente quello rosso nuovo lo teniamo pure. Tornerà utile per, beh, ovviamente per i trattori. Allora, ripara, ripara. Beh, no, configura no, vendi. 8.000 euro, buoni. Per intanto restituiamo il debito, poi vediamo come facciamo. Allora, ci abbiamo ancora 35.000 euro di debito. Quanto valgono i cavalli? Perché io penso che due possiamo quasi venderli. 42.000, giornata successiva 45.000. Quindi nella giornata successiva, ragazzi, vendiamo due cavalli. Per intanto rimane solo da aspettare che questo operaio si sbriga di lavorare. Ok, ragazzi, finalmente abbiamo finito. Manca sto piccolo ciuffetto. Quindi ci abbiamo un po' di cose da vendere e io voglio comprare però anche questo cassone. Prima però facciamo passare un po' di tempo, così vediamo se magari aumenta qualche prezzo, vediamo se possiamo guadagnarci di più. Ormai comunque ci siamo quasi, almeno qua l'ho fatta. Ovviamente c'è poi l'erbaccia che rompe le scatole, ma vediamo quando. Per intanto almeno con il raccolto finito c'è solo da vendere. C'è soltanto da vendere col raccolto. Allora apriamo il tubo. Perfetto. E andiamo a scaricare nel nostro camioncino. Andiamo a mettere dentro. A posto. E finalmente almeno questa è fatta. Almeno questa è fatta. Ormai dobbiamo solo aspettare che finisce di seminare quello là. Ok, ragazzi. Manca solo da fertilizzare il terreno. Poi mettiamo il gioco veloce. E teniamo d'occhio la situazione, teniamo d'occhio la situazione dei prezzi. Allora, gioco veloce, vediamo un po' la situazione. Credo che posso già mettere l'operaio a fertilizzare gli altri terreni però, perché già vedo che stanno a crescere. Quindi penso proprio che l'operaio mo lo vado a mettere qua. Perché a quanto pare il raccolto già comincia a crescere. Qui, questi sono girasoli. Ho deciso di metterci i girasoli qua. Vediamo un po'. Sì, perfetto. Possiamo già iniziare a fertilizzare pure questi. Quindi direi che niente, mettiamo di nuovo il gioco piano. Non c'è scelta, dobbiamo lavorare questi terreni. Però aspetta, se faccio passare le ore 24. Se passa la mezzanotte posso andare a vendere i cavalli, almeno recupero un po' di soldi. Quindi mettiamo il gioco veloce fino alle 24, ma teniamo d'occhio la situazione. Ok, per ora i prezzi sono buoni, addirittura questo è in salita. Perfetto, così posso vendere anche a questi.
Niente male, quindi teniamo il gioco veloce. Dai, facciamo così. Addirittura il prezzo sta salendo. Addirittura sale il prezzo dei semi di soia. Meglio ancora. Meglio ancora. Bene, la mezzanotte è passata e non abbiamo soldi, questo è vero. Facciamo una cosa, mettiamo il gioco piano, pigliamo 5.000 euro di prestito. Affittiamo un carrello per rani, trasporto di animali. Quanto? Ok, noleggia. E andiamo a vendere due cavalli, ragazzi, che abbiamo bisogno di soldi per togliere un po' il prestito e teoricamente anche per comprare quello che serve oggi a me, no? Così abbiamo poi anche un bel cassone per trasportare grossi carichi di raccolto. Per ora andiamo a vendere due cavalli. Allora, vediamo un po', due cavalli, 47 e 47, conferma. Benissimo, ragazzi. Ovviamente ne compro altri due di cavalli, se no non ha senso. Due cavalli, poi li ricompriamo automaticamente, così ovviamente entrano sempre dei soldi nel tempo. Eccoci qua, raga, vendiamo i cavalli. Bene, conferma. Compriamo due cavalli, quindi uno e due, conferma. Mandiamo indietro questi cavalli. Farm. Bene, ci abbiamo 85.000 euro. Oh, compriamo sto coso qua, raga, così ci togliamo il pensiero. Il più piccolino, buono pure. Ok. Sta bene, compra, compra. Abbiamo ancora 23.000 euro e ancora c'è roba da vendere, a dire la verità. Restituiamo un pizzico di prestito, abbiamo 20.000 euro di debito ancora e va bene così. Questo lo andiamo a scaricare nel magazzino, nel silo, e tra un attimo lo andiamo a vendere. A proposito, devo anche controllare il valore. Devo anche controllare il valore. Devo controllare un pochettino il valore. Cioè, se mi conviene vendere ora oppure mi conviene mettere ancora il gioco veloce e vendere dopo, ovviamente. Allora, scarichiamo. Scarichiamo. Io penso che comunque questo cassone qui me lo tengo. Magari può tornare utile in certe situazioni. Perché ovviamente ora che abbiamo un cassone più grande, teoricamente questo non ne vale la pena. Però può essere che mi torna utile alle volte. Quindi non ho intenzione di venderlo. Mi può tornare utile. Facciamo così. Per intanto però lo lascio qua. E mo andiamo a prendere ovviamente l'altro, quello nuovo. Quindi questo lo mollo qua. Devo rimettere il gancio. Devo rimettere il gancio. E poi posso trainare tranquillamente il nuovo cassone. Quindi ci fermiamo un attimo qua. E ci mettiamo ripara, configura, aggancio, configura. Bene, ci abbiamo mo qua dietro quindi il gancio. E mo possiamo andare a prendere. Possiamo andare a prendere il nuovo cassone. Teoricamente non dovrei avere problemi. Quindi, ragazzi, scarichiamo i due nuovi cavalli. Conferma. Questo non mi serve più e glielo mando indietro. Allora, do una mano ai miei operai con l'erba. Metto un po' di erbicida sul 6, me lo lavoro io. Cerchiamo di finire alla svelta, quindi. Cerchiamo di finire veramente alla svelta perché a me la notte mi ha già scocciato. Ok. Vediamo un po' dove arrivo con questo erbicida. Non è tanto, ma vabbè, i soldi ce li ho. Quasi quasi, ragazzi, vado anche a vendere la botte dell'acqua perché tanto ce l'ho doppia, no? O dico una cavolata. Sì, l'ho comprata la botte, sì. L'avevo comprata la botte quella per il camion, quindi non me ne faccio niente della botte normale, riesco a recuperare un po' di soldi da quella. Abbiamo bisogno di recuperare un po' di soldi per ripagare il debito, quindi. E allora, ragazzi, eccoci qua, finalmente è mattina. Teniamo il gioco veloce perché il prezzo continua a salire dei semi di soia. Quindi, finché sale, teniamo il gioco veloce, anche perché il raccolto pure lui sta maturando. Allora, vediamo un po' la situazione. Preso. Perfetto, raga, che ve ne pare? Ci può stare, no? Oh, guardate com'è bello. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta.
Ci sta bene, dai. Con 120.000 euro mi sono fatto camion più cassone. Niente male. Allora, andiamo quindi nel silos a prendere il carico. Beh, certo non faccio un pieno, ma sicuramente in futuro il pieno lo facciamo. Quindi, oh, come piove, come piove, come piove, che tempaccio. Ed eccoci qua, ragazzi, nel silo. Qui c'ho la cisterna dell'acqua e la vendiamo, mi sa, la prossima volta ormai, la vecchia botte dell'acqua. La vendiamo la prossima volta, tanto che me ne faccio di due. Vediamo un po' la situazione. Bene, il prezzo si è fermato. Quindi 1675 montacarichi cereali centrale. Carichiamo quindi, ragazzi, i semi di soia. Perfetto. Dov'è che devo andare? Vabbè, vicinissimo. È vicinissimo, una cavolata. Bene, facciamo quindi il pieno. Beh, il pieno. Facciamo metà pieno al nostro nuovo cassone. Tornerà utile più avanti quando cominceremo a lavorare terreni più grossi. Anche perché ho seminato tutti i terreni a orzo, tranne uno. Quindi sto cassone di sicuro lo riempiamo. Un pieno qui ce lo facciamo ora poi col prossimo lavoro. Forza, forza, forza. Comincio a partire io. Perfetto, si parte raga. Guardate che bello. Guardate quanto è bello. Chiudiamo. E andiamo finalmente col nostro nuovo camion a vendere questo raccolto. Quindi devo andare per di qua a destra. Poi sempre dritto e non posso sbagliare. Ancora sta piovendo un po'. E vabbè. Ma tra poco smette. Bene ragazzi, eccoci arrivati. Punto di vendita, almeno ripaghiamo il debito. Almeno mi ripago completamente il debito. Perfetto. Abbiamo la bellezza di 40 e passa mila euro. Abbiamo venduto per 38.000 euro. Quindi restituiamo il debito. Bene, debito restituito, 21.000 euro mi sono rimasti. Ho comprato un nuovo cassone, meglio di così, ragazzi. Perfetto, almeno mo abbiamo un'altra cosa molto importante in farm, un gran bel cassone e un gran bel camion. Ragazzi, purtroppo il tempo è volato via e devo concludere qua. Spero tanto che questo gameplay vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Vi ricordo che in descrizione trovate anche un link che vi permette di comprare questo gioco scontato. Vi saluto, ragazzi, ciao, alla prossima!